Eccolo stile da vai ragazzi, react quanti, carichi pimpanti, arzilla in canale, un altro video insieme in cui dobbiamo andare assolutamente a parlare di argomenti molto interessanti, tra cui quello di Chiesa, il cui destino potrebbe sicuramente cambiare, dato che in allenamento sta stupendo un po' tutti e ha ricevuto i complimenti dello staff oltre che di Allegri. Ovviamente se arriva un'offerta super ghiotta e stratosferica la società ci penserà, però in questo momento qua sembra essere un po' rientrato quello spauracchio della sessione che tutti temevamo, perché in questi giorni si parlava tantissimo di questa chance. Poi due parole sul Kessié, perché Giuntoli ha praticamente finalizzato il blitz con l'accordo col Barcellona, manca solo quello col giocatore e appunto Giuntoli lo incontrerà durante Arsenal Barcellona. Chiellini, che è venuto a salutare i compagni in gruppo a Los Angeles, ormai lui è un habitué di quei posti visto che gioca là. Lukaku, ultime proprio su di lui per capire esattamente come la Juve si muoverà per chiamarlo e le parole che ha detto Allegri su di lui. Giuntoli, che ha pronto in serbo un altro colpetto per la fascia destra dopo Weah, speriamo che possa arrivarci prima della concorrenza, perché altrimenti sarà un altro colpo sfumato. Due cose su Pogba, che continua a non essere pronto e potrebbe saltare non solo gli amichevoli. Vabbè, della tournée si sapeva che non avrebbe giocato, ma anche la partita con l'Udinese, quindi parliamo proprio di dopo settembre per cominciare a allenarsi con la squadra. Due cose su Zaccaria, ultimo aggiornamento sulla possibile cessione che tarda ad arrivare. Romero, con le ultime dichiarazioni che sventano ogni possibilità di sua cessione, ma anzi solo una permanenza al Tottenham. Il Diz, che ha fatto un grandissimo gol in allenamento, finalmente in auge, il giocatore turco che ha fatto un bel gol di testa, speriamo che venga preso in considerazione anche per la prima squadra. E per concludere, due cose anche su Vlahovic, che purtroppo dà ancora segni di cedimento con la pubalgia, non sarà a disposizione col Milan, ma verrà preservato per migliorarlo fisicamente. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi strabilianti abbonati. Allora, come vi stavo dicendo, è un uomo in più in questo momento della Juve, Federico Chiesa, versione americana, che ha ricevuto tanti complimenti da tutto lo staff e anche da Allegri per il modo in cui sta lavorando, in cui sta mettendo l'impegno in tutto e per tutto per la Juventus per tornare al meglio e rendere sia a livello di esterno sia a livello di seconda punta. Quindi è pronto veramente all'amichevole col Milan e soprattutto a dare il tutto per tutto per la Juve nella prima partita con l'Udinese, quindi si sta vedendo già in proiezione campionato. Ecco, diciamo che non si sa ancora, come vi dicevo, al momento se Chiesa sarà fondamentale per la Juve, quindi per Allegri, o per un altro tecnico, ma una cosa è certa, in questo momento qua la volontà è quella di mantenere Chiesa, soprattutto se parte Vlahovic. In quella situazione l'ex Viola diventerebbe un talismano da non toccare. E invece, ecco, con la permanenza di Vlahovic, ecco che anche lui può rientrare nei papabili cedibili. Ma solo, e lo dico ancora, solamente ed esclusivamente, se arriva un'offerta superiore ai 60 milioni. E in questo momento continuano ad esserci interessamenti molto importanti, ancora senza offerte ufficiali, da parte del Newcastle e del Liverpool. Vedremo se in questo momento arriverà anche qualcun altro, però questa è la situazione. Sacrificabile solo se rimane Vlahovic. Se va via Vlahovic, lui rimane assolutamente un perno del nostro attacco, a detta anche di Giuntoli, oltre che di Allegri. Ecco. Per quel che riguarda Kessié, il blitz decisivo dovrebbe arrivare da parte di Giuntoli per il grande colpo, finalizzato, spero, entro il 3 di agosto. Vedremo, perché anche Lukaku è stato richiesto a gran voce da Allegri e entro quella data lì sarebbe meglio averli, perché poi ricordatevi che il 9 agosto c'è il primo allenamento ufficiale a porte aperte per i tifosi come preludio, anticipazione verso la stagione di Serie A. Quindi c'è un accordo di massima col Barcellona, ma non ancora col giocatore. Come dicevo all'inizio del video, Giuntoli incontrerà proprio Kessié in campo, insomma, durante la partita Arsenal-Barcellona in nottata, dove poi, nello stesso stadio, la Juve affronterà il Milan tra giovedì e venerdì notte. Quindi, insomma, l'ipotesi è prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo soltanto con determinate condizioni, penso abbastanza agevoli da raggiungere. Quindi la cifra totale da pagare per la Juventus sarebbe tra i 10 e i 15 milioni. Chiaramente, ragazzi, ricordatevi che l'ingaggio di Kessié è abbastanza importante, sui 6 milioni e mezzo, e non può beneficiare del decreto crescita. Quindi è un ottimo acquisto, ma va inserito al meglio nella rosa e non deve essere svalutato, perché altrimenti è un altro giocatore, oltre Pogba e tanti altri, che ci potrebbero rimanere nel gozzo. Occhio alla penna, è un giocatore che è stato scelto in maniera preponderante, soprattutto perché
è un giocatore che è un veterano ormai in Serie A, perché ha avuto tanta esperienza con l'Atalanta e col Milan, e soprattutto magari potrebbe anche convincerlo a tornare per questa voglia, no, di dimostrare che è ancora un grande giocatore, cosa che al Barcellona in parte ha potuto fare, ma nell'altra parte della stagione no, perché è stato considerato uno, diciamo, da aggregario, da aggiungere al roster dei titolari da parte di Xavi. Quindi ovviamente c'è una voglia di rilancio, una voglia di dimostrare appunto di essere un primo centrocampista di primo livello, e ricordiamoci anche la sua utilità: può fare il 3-5-2, può fare il 3-4-3, può fare il 4-3-3, quindi è un giocatore che consente di avere sia qualità che quantità e anche gol, è un rigorista oltre che un grande tiratore di punizioni, quindi ricordiamoci che può sbloccare la manovra e anche la situazione di, magari di partite in equilibrio proprio con questi colpi che lui ha diciamo in dotazione, no? Un po' come Rabiot, che è un centrocampista, diciamo, di quantità più che di qualità, però può aggiungere appunto dei gol in più durante la stagione che fanno comodo, in tap-in, di testa, tiri da fuori, eccetera. Quindi può essere un valore aggiunto anche per questo motivo qua. Chiellini, diciamo, è stato bello vederlo, tra virgolette, presentarsi al ritiro della Juventus, è stato accolto con un grande diciamo salutone, un grande abbraccio virtuale da parte di tutto il gruppo, contento di vederlo lì. Chiaramente è rimasto ovviamente una bandiera della Juventus, però chiaramente non so se queste visite possono in qualche modo far capire che Chiellini sta tentando in tutti i modi di rimanere in contatto con l'ambiente juventino e soprattutto provare in qualche modo a garantirsi un posto in dirigenza. Ancora non lo sappiamo, ma sicuramente c'è un legame molto forte con Allegri e sicuramente anche con Elkan, in generale con la proprietà. Quindi è ottimo che si sia fatto vedere da quel punto di vista alla Juventus. Sicuramente l'abbiamo ricordato per le grandi gesta che ci ha regalato, tantissimi trofei vinti, le finali e l'europeo, da protagonista insieme a Bonucci, Chiesa e pochi altri, perché veramente i migliori forse di quella spedizione lì sono stati sempre i bianconeri, poi mettiamoci Spinazzola prima che si fermasse, e in parte forse anche Immobile con qualche gol decisivo. Ecco, Giuntoli ha detto chiaramente che si sta tentando in tutti i modi di rinforzare la fascia destra, perché abbiamo una defezione fondamentale, con l'addio di Cuadrado, il fatto che De Sciglio è infortunato fino a dicembre o addirittura inizio gennaio, e Cambiaso sì è ambidestro, ma forse non convincerà Allegri al massimo a tenerlo, ma si opterà per una cessione. Chiaro che adesso, oltre a Weah, propenso più per l'attacco che per difendere, ci vuole Holm, che è il nome che è stato fatto da Giuntoli, approvato anche da Allegri, vagliato da lui, e quindi insomma per il giocatore ormai ex Spezia, speriamo che venga da noi, ma con la concorrenza di Atalanta e Inter su tutti, con i club di Premier che si sono defilati, bisogna fare in fretta, perché altrimenti rischia di sfuggirsi dalle mani. Quindi insomma spero che Giuntoli anche lì affondi il colpo. L'importante è che si sia assicurato Lukaku, che sì, e ora si può muovere in maniera molto più agevole sulla fascia destra, dove veramente siamo orfani finalmente di qualche terzino degno di nota che possa, diciamo, occupare quella posizione e darci spessore, cioè darsi garanzia, sostenibilità, costanza e performance. Ecco, su Pogba c'è tanta ansia, io l'ho detto ragazzi, bisogna o rinnovarlo al ribasso o cederlo. Lo so che è difficile convincere altre squadre, anche se sono piene di soldi come i club arabi, di poterlo prendere in queste condizioni altalenanti, però non possiamo tenerselo sul gozzo, un giocatore veramente rotto che potrà cominciare ad allenarsi con la squadra a settembre, quindi vuol dire che questo non sarà pronto prima di novembre, ed è un problema gravissimo ragazzi, non c'è santo che tenga, bisogna trovare una soluzione, anche perché lui, oltre a saltare gli amichevoli, ed era auspicabile perché è stato portato in USA solo come nuova immagine per alzare il marketing e il marchio della Juventus, non giocherà a Udine. Cioè, quindi capite anche voi che se non si può allenare in gruppo, non ha il ritmo partita e non può nemmeno passare la visita medica per essere ufficialmente tesserato, cosa ce ne facciamo di uno così? Anche mettendolo fuori rosa, non puoi pagargli l'ingaggio. Non puoi pagargli l'ingaggio, non so se mettendolo fuori rosa puoi non pagargli l'ingaggio, non penso che sia possibile, quindi bisogna trovare una soluzione, rinnovo al ribasso o cessione. Gli arabi sono alla finestra, ma vogliono delle garanzie, vogliono vederlo sgambare, allenarsi ad un buon ritmo anche con la squadra e soprattutto presenziare agli amichevoli ufficiali come quelli con Real Madrid e Milan, nonché qualche scampolo con l'Udinese, a tutto al più, in modo tale che prima della chiusura della finestra di mercato puoi sbolognarlo a loro. Ecco, quindi vedremo il da farsi. Su Zaccaria c'è un momento di difficoltà perché la sessione in questo momento è sospesa, la Juve non si è fatta andare giù, diciamo, il biscotto fatto dal West Ham col tentativo di non pagare i 20 milioni chiesti dalla Juventus, ma andare a ribasso rimanendo a 13,
e soprattutto, diciamo, tradendo le aspettative della Juve, chiedendo un prestito con diritto di riscatto, quindi praticamente non vedere un soldo che sia uno, forse accollarsi l'ingaggio, ma anche lì non basta per poter, diciamo, colmare questo gap e fare una plusvalenza. Quindi diciamo che la situazione è in stand by, la Juve ha detto un no secco chiaramente a queste condizioni probanti, e soprattutto loro vogliono uno sconto al cartellino non è fattibile, ragazzi. Quindi un conto è un prestito con diritto di riscatto con una buona parcella iniziale, so 5 milioni e poi ce lo ridà indietro, ma neanche con una parcella, insomma un contributo finanziario, è veramente difficile sbloccare questa trattativa. Poi chiudiamo i cerchi anche per quelli che riguarda Romero. Diciamo che il mercato dei terzini e dei centrali soprattutto non è molto in auge la Juve, tant'è che anche Mavropanos, di cui si è parlato pochissimo, è sfumato, insomma è un nome che è destinato comunque a non decollare. Stessa cosa per Romero, che era stato accostato all'inizio del mercato alla Juve, ha detto chiaramente ai microfoni anche della Juventus 24 che lui non vuole mollare il Tottenham, vuole fare gli anni migliori della sua carriera proprio a Londra, anche nelle sirene di Premier e di Club BA che lo hanno voluto, ha detto no, e diciamo che col Tottenham ha la garanzia di fare bene e soprattutto di garantirsi la sua presenza indiscutibile nell'Argentina di Messi e di Maria, quindi puntare a vincere altri titoli, soprattutto magari un'altra Coppa America, chissà, nelle prossime uscite. Quindi insomma ha respinto tutte le richieste degli altri club e eventualmente rimarrà ancora per molti anni, ricordiamolo che è un ragazzo giovanissimo, quindi sicuramente avrà un futuro roseo davanti a lui, però è un altro di quei giocatori su cui, consentitemelo di dire, ho dei rimpianti, perché potevamo tranquillamente trattenerlo, forse non piacque ad Allegri quando c'era questa possibilità di portarlo, e quindi alla fine è finito al Tottenham, poi è nato anche da Conte dove ha avuto i migliori anni di rendimento e per poi leggermente calare. Ecco, perché che riguarda il Leeds, contentissimo che stia entrando nelle grazie di tutto lo staff e anche di Allegri, perché sta svolgendo veramente degli ottimi allenamenti in cui ha sorpreso tutti anche giocando mezzala, oltre che giocando trequartista, e ha fatto un gol veramente alla Ronaldo, come ho detto anche un po' agli addetti ai lavori, con questo stacco di testa imperioso, tra l'altro su un traversone dalla destra, anche lento, quindi è riuscito ad impattare molta violenza e potenza sul colpo di testa, e questa è magari una dote di spicco che potrebbe anche convincere qualcuno ad adottarlo come un vice Pogba, per quello che dicevamo a inizio calciomercato, che ci poteva essere questa possibilità di il Leeds vice Pogba, perché si sapeva già che il giocatore francese era fragile e difficilmente sarebbe rientrato nelle rotazioni e aggregato alla prima squadra allenandosi e pronto per giocare. Quindi questa è sicuramente un'ottima notizia che ci rende tutti felici, perché io avevo detto insieme a Usien, un altro di quei giocatori che deve essere considerato un papabile diciamo nelle rotazioni della prima squadra, e all'altro secondo me è Asa, che in questo momento non se ne parla molto, però secondo me è un potenziale grandissimo talento e futuro campione. Per concludere il video, in modo tale che non lo faccio lungo, ecco, Vlahovic, altro nodo da risolvere, perché come sapete il serbo ha dato un forfè abbastanza chiaro per il Milan e il Real Madrid, non giocherà probabilmente nessuno delle due amichevoli, si sta allenando in disparte senza il gruppo e quindi guarda tutto da bordo campo, perché ha questo problema riacutizzato della pubalgia. Allegri non si fida, non lo vuole rischiare, e quindi anche in questo senso preferisce tenerlo e preservarlo eventualmente per averlo al meglio con l'Udinese. Non so in queste situazioni in cui è se c'è questa possibilità di averlo al top anche per la prima gara esterna in Serie A, però di sicuro è meglio giocarsi tutte le carte possibili e immaginabili per tentare di recuperarlo da questa pubalgia che lo attanaglia già da un anno, e soprattutto si era acutizzata a inizio di questo anno qua solare, il gennaio, e quindi vediamo un attimo quello che accadrà. Sicuramente potrebbe essere anche una struttura, un modo mediatico in qualche modo per cercare di venderlo, cioè mettersi d'accordo già con i club che lo vogliono facendo finta che abbia la pubalgia, in realtà magari non è vero, per appunto dire in maniera informale che è sul mercato, dato che non c'è stato nessun comunicato medico che certifichi il fatto che Vlahovic abbia la pubalgia, nessuno degli medici lo ha detto in maniera ufficiale, e quindi si presume che sia proprio un'esclusione anche tecnico-tattica. Vediamo, ragazzi, perché sicuramente Allegri gli preferisce Kane e Milik, tra l'altro col fatto che dobbiamo andare a prendere Lukaku in maniera velocissima può darsi che verranno sacrificati anche loro due, quindi insomma ai posti della sentenza, vediamo quello che capiterà. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, da Dila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Vol 11, ho visto che sta prendendo piede
e sempre più persone si stanno iscrivendo. Mi raccomando, continuate ad alzare la community e cercherò di postare ogni volta un video la mattina soprattutto, poi vediamo se ne inseriamo altri durante il pomeriggio e la sera. E poi iscrivetevi anche a Facebook, quindi contattatemi come amico, vi aggiungerò, vi farò avere le notifiche anche di tutti i video che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. Grazie ragazzi, un abbraccio, vi voglio bene.